Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Avella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook Mercedes-Benz Dug Auto. Basta passare la mattina, qua c'è un fetore incredibile. Sono problemi che si aggiungono ad altri problemi. Tutti contenti perché è ricominciata la trasferenza allo Stir, qualche privato si è organizzato in proprio, magari andando fuori provincia a prendersi l'umido, e ricade tutto qui nella Valle del Sabato. Noi siamo preoccupati per il diciamo anche per ricadute sulla salute della popolazione. Innanzitutto non sta scritto da nessuna parte che uno non può aprire nemmeno una finestra e viene investito da fetore incredibile. Insomma, questo non è più tollerabile, per cui abbiamo fatto una richiesta formale all'ASL per capire se c'è una compatibilità tra la qualità dell'aria e la salute della popolazione. Quindi vogliamo avere certezza su questo punto, si facciano dei rilievi ambientali e si capisca qual è lo stato di fatto della situazione, perché veramente non se ne può più. Facciamo fatica a trovare ascolto nelle istituzioni, ormai sono mesi, sono anni che segnaliamo questa situazione che è intollerabile ed è sotto gli occhi di tutti, soltanto che molto spesso si fa finta di non vedere, di non sentire. Ma soprattutto chiedete un intervento immediato da parte dell'ASL, che nel momento in cui non dovesse esserci, cosa avete intenzione di fare? Beh, certo che faremo una conferenza stampa, segnaleremo le nostre difficoltà, chiameremo alle responsabilità chiunque, perché qua ne va di mezzo, come dire, anche la pace sociale. Mi arrivano messaggi dappertutto, persone che non ce la fanno più, da ogni dove, da Frazione Gaeta, da Arcella, da Prata, da Pratola, da Tripalda, qui da Sopramano Calzati, da San Barbato. È veramente una cosa intollerabile.